Benvenuti o bentornati su Rev Strategy, io sono Rev, questo è Europa Universalis 4, nuovo DLC, Lions of the North, incentrato sul Baltico. Iniziamo una nuova campagna oggi con l'Ordine Teutonico che ha delle missioni, dei focus nuovi davvero incredibili, tra cui uno piuttosto, diciamo, ucronico, Alternate History, insomma, che è quello che andremo a prendere. Perché l'ordine teutonico può andare secondo la via semi-storica, formare la Prussia, Brandeburgo-Prussia, giocare la politica nell'impero, diventare una grande potenza germanica, della Germania proprio vera e propria, o sì, siamo sempre teutoni, siamo sempre tedeschi, guardare a est e decidere che le crociate devono continuare perché a est ci sono gli ortodossi, ci sono le orde, diventare un vero e proprio Crusader State, un vero e proprio regno crociato. Fino a diventare un'orda sacra. Ma questo è il nostro obiettivo di magari non fine partita, ma in mezzo alla partita. E quindi l'ordine teutonico che inizia con 11 territori non connessi, come potete vedere c'è qua siamo nel Brandeburgo più orientale, praticamente abbiamo queste due province, poi abbiamo la zona prussiana, no? Danzica, Königsberg, Hermland, Memel, i classici territori dei teutoni. Dunque, guardiamo le nostre idee. Ovviamente abbiamo delle idee molto incentrate sul militarismo, 10% di cavalry combatability. Questo è importante perché la cavalleria è ca non solo ci possiamo specializzare nella cavalleria se andiamo secondo il path della steppa, insomma, se seguiamo la via della steppa, quel path di fronte a noi. Ma oltretutto la cavalleria è stata anche buffata in questa patch. Non è niente di incredibile, però forse potreste iniziare di nuovo a voler usare 2, 3, 4.000 cavalieri. Anche non all'inizio della partita, che praticamente è l'unico momento per usarli al momento. Se usate una potenza occidentale, quantomeno. Ovviamente, se usate una potenza, un'orda o comunque uno stato tipo la Polonia, che è i bonus, è ben diverso. Ma è stata buffata per tutti. La penalità quando ti ritrovi ad averne un po' troppa, che può capitare per le perdite, è stata ridotta. Vedremo in questa campagna anche tutti i vari cambiamenti che non sono neanche relativi al DLC, ma sono cambiamenti relativi al balance, al bilanciamento del gioco vero e proprio. L'intelligenza artificiale è anche stata migliorata finalmente di nuovo. Diciamo che è tornata forse addirittura un po' meglio di come era prima di Leviathan, che aveva un po' rotto il gioco. Sì, hanno riparato Europa Universalis 4, si può dire. Comunque, continuiamo a vedere le idee. Queste sono le nostre tradizioni, le abbiamo subito. 5% di disciplina, molto buono. E morale è meglio all'inizio della partita, però poi la disciplina diventa meglio del morale. Insomma, siamo lì. Prima idea, ci fa costare di meno le truppe. Seconda idea, manpower recovery speed. La manpower è stata nerfata. Questo è il recovery speed. La quantity è stato nerfato tantissimo, quindi niente più eserciti, niente più 1 milione di manpower per il 1600. Sarà un po' più complicato arrivarci. Più 10% infantry combatability. Molto buono, anche se poi paradossalmente se andiamo la via delle steppe diventerà meno buono. Più 2% missionary strength, yearly papal influence. Molto buono perché dovremo convertire tutti gli ortodossi. E oltretutto abbiamo anche la papal influence che è molto forte. Ci sono tutte le cose bellissime che si possono sbloccare. Mercantilismo, interessi più bassi, ricovero della manpower, stabilità. Insomma, via. Difesa dei forti 15%, non è niente di che. Più uno missionari, non è male. Insomma, avremo tantissime province da convertire. Avere la religious unity alta è bello. E tolleranza della vera fede più uno, non è un granché. Aiuta con l'unrest, riduce i ribelli, ma. E come ultima cosa per averle completate, più 10% di spread delle istituzioni. Anche questo non è potentissimo, ma proprio pessimo non è. Ma. E partiamo con il nostro Gran Maestro dell'Ordine, che purtroppo è solamente 212, Konrad von Herrlichshausen. Credo di aver massacrato la pronuncia. No, probabilmente non del tutto. Entriamo qua perché questo, ovviamente, Iron Man, ragazzi. Tedeschi. Ovviamente Iron Man. Potete vedere la cosa importante di questa patch, appunto, sono queste missioni, questi veri e propri focus tree, quasi come Hearts of Iron 4, fanno delle cose davvero. Modificano la partita, informano, danno una direzione alla partita incredibile.
In questo caso gli abbiamo branching, nel senso che si può andare in due direzioni. Una direzione basata su verso l'impero, praticamente guardiamo a occidente, guardiamo a formare la Prussia, le relazioni imperiali, la riforma e tutte queste cose qua. E invece un'altra via, che sarà quella che prenderemo, un altro path appunto, che si potrà sbloccare dopo aver completato questa missione, che è essere crociati d'Oriente, convertire gli eretici ortodossi, arrivare a combattere nella steppa contro le orde sunnite e andare a Oriente, fino a Vladivostok. No, magari non fino a Vladivostok. Si vedrà ovviamente. Tutte queste nazioni hanno dei mission tree davvero interessanti, che oltretutto permettono di fare cose molto particolari. Rigan è uno che permette di giocare Toll in maniera davvero incredibile. Gotland hanno tutte le loro scusate, tutte le loro varie missioni pirata anche fantastiche, quindi quello si potrà mai vedere in un video più specifico dove si approfondisce tutto il DLC e la patch, ma noi adesso guardiamo le nostre. Prima di tutto possiamo cercare protezione imperiale, possiamo entrare nell'impero o anche decidere di non entrare, adesso vedremo. Poi abbiamo una missione relativa all'ordine Livone, che in teoria è un ramo cadetto in un certo senso. Poi è un ordine, non è una casata, però appunto è un ordine fratello del nostro minore. Missione per la Confederazione Prussiana, che è un disastro, sì, lo è ancora. E appunto è un disastro che bisogna gestire all'inizio, perché altrimenti Danzica, Königsberg e tutti i nostri territori più ricchi sostanzialmente diventano indipendenti, i borghesi praticamente si rivoltano o comunque possono chiedere un sacco di privilegi. Espandere la nostra armata, combattere contro la Polonia, e appunto dopo che si completa questa missione si deciderà in che direzione andare. L'est o l'ovest, la steppa o la Germania, la Teteschia. E ovviamente noi prendiamo la via più strana, che è quella della steppa, perché è davvero interessante. Vedrete le riforme, anche le riforme tra l'altro sono cambiate, ce ne sono molte di più e si può scegliere tra più opzioni. Noi non abbiamo tantissime opzioni, ma noi iniziamo come Monastic Order, che è pessimo, da solamente meno 20% di manutenzione dei forti, ma miglioreremo lungo la via, potremo diventare prima di tutto Crusader State e poi eventualmente cose anche molto più belle. No, non è qui, bisogna fare la missione comunque, un'orda sacra che vedremo, se ci arriveremo vedremo gli incredibili bonus. Comunque per adesso siamo in tregua con la Polonia. Fino al 1449, che poi quando inizia a decorrere il disastro della Confederazione Prussiana. Per adesso si migliorano le relazioni con l'Austria. Bisogna cercare alleati. Chi sono i rivali della Polonia? Danimarca, noi e Ungheria. Anche la Boemia, ma la Boemia ci ha messo a noi come rivali. I nostri rivali sono Polonia, Brandeburgo, questa è una noia. E Boemia, anche questa è un po' una noia. Beh, noi iniziamo a mettere la Polonia, chiaramente. Potremmo allearci con la Svezia. Ecco, voglio dire, con la Danimarca, e questo potrebbe impedire magari la rivolta della Svezia, forse. O magari ci trascina in una brutta situazione, anche quello potrebbe accadere. Si migliorano le relazioni con i nostri fratelli Livoni. Livoniani? Livoni? Non sono sicuro, perdonatemi, un erede. Quindi qua c'è la classica cosa del Monastic Order, si può scegliere tra un nobile locale, un nobile straniero, un teologo, figlio di un mercante. Praticamente si fa politica, in sostanza, perché quello che si fa, alcuni estate guadagnano fedeltà, altri la perdono, a seconda di quello che si prende. Ci sono anche altri bonus accessori potenziali, tipo figlio del mercante ci dà dei soldi, dei ducati, prendiamo questo. 634 Henrik. Cavolo Henrik, molto meglio del nostro attuale Grandmaster. Quindi facciamo così. Il Grandmaster lo mettiamo a capo delle armate, sperando che si inciampi. Tra l'altro è un buon generale. È un po' incompetente come ruler, come regnante, via, Gran Maestro in questo caso, ma non è male come generale. Abbassiamo la maintenance per adesso.
una delle missioni vuole che raggiungiamo il Force Limit e che assumiamo un advisor militare, ma per adesso non lo facciamo. Per adesso prendo Diplomatic Reputation, perché voglio provare ad allearmi, voglio provare a fare alleanze importanti. Allearsi con l'Austria non sarebbe davvero male. Ok. Abbiamo anche ottenuto un tratto sull'erede che non è molto importante. Ci alleiamo anche con l'ordine livoniano perché abbiamo una missione. Dobbiamo raggiungere 150 di relazioni. Quindi adesso con tutta calma facciamo così. Stanno avendo dei problemi lì. In realtà se li andiamo ad aiutare... Fammi reclutare la Free Company, che appunto è free. I primi mercenari che si hanno costano... Non è che sono gratis, ma costano quanto le truppe normali, via. E oltretutto, se andiamo ad aiutarli, dovremmo raggiungere 150 molto più velocemente. In vista del disastro della Confederazione, io probabilmente adesso mi riprenderò le mie terre. Ah, giusto, i privilegi, mi stavo quasi dimenticando. Ho fatto un po' di ricerche. I privilegi normalmente se ne prendono a bizzeffe, ma il disastro della Confederazione vuole che per evitarlo o comunque superarlo abbiamo bisogno di 40% di terra. Quindi non possiamo fare niente che conceda la terra. Prendiamo però, che è importante perché migliora le relazioni con tutti gli altri stati cattolici, i Religious Diplomats, che richiede 0% di terra. Lo prendiamo immediatamente, molto importante. Come agenda della dieta prendiamo... prendiamo... Portare Marienburg a 6 di base tax. A 4? È un po' un costo in admin così presto nella partita, ma lo vogliamo fare. Perché poi facciamo davvero... Ci riprendiamo le terre immediatamente, perché dobbiamo farlo due volte per arrivare a 40%. E non è detto che ce la facciamo in tempo, perché il disastro potrebbe avvenire prima. Ma ci proviamo. Cosa sta succedendo lì sopra? Andate su! Fate qualcosa. Ci dobbiamo far dare l'accesso, vabbè. È un po' così, siamo alleati, potreste... Ask for military access. Grazie. Ora li andiamo ad aiutare. Dovrebbero, se la missione va a buon fine e non siamo sfortunati, diventeranno nostri vassalli. Così, a gratis. Che scusate se è poco, non lo è. Tutti quei territori, 50 di development circa, noi abbiamo 99. Vi offriamo anche il military access, così si arriva su. Venite ad aiutarci, cavolo. Abbiamo sprecato 4.000 di manpower così. Mettere il porto in quarantena costa un altro 50 di admin? No. Mi prendo il malus. Ho già controllato il trade, per adesso stiamo... spingendo verso il nodo baltico. Poi più avanti faremo delle considerazioni che sono abbastanza ovvie, ma prima dobbiamo costruire potere qua a Lubecca, vedere se vogliamo poi spostare il nostro porto. Fatto l'evento dell'ordine livoniano, gli proponiamo di diventare i nostri vassalli. Accettano la nostra offerta, così a gratis, eccellente. Bene. Abbiamo un altro ottimo alleato. Come siamo messi con l'Austria? 26. Non diventeremo mai alleati, ma prima di tutto dobbiamo entrare nell'impero. Non diventeremo mai alleati relativamente, nel senso che ci vuole un po', via. Hanno una pessima opinione di noi a Novgorod. Ma Novgorod è un alleato potenziale che vogliamo. La Lituania è entrata in un'unione con la Polonia, ovviamente. Miglioriamo le relazioni con Novgorod. Riabbassiamo. Cosa è successo? Ah, ok. È un evento che abbiamo appunto perché sono diventati i nostri vassalli livoniani. Direi che. Non lo prendiamo. Sì, lo prendiamo subito. Dura 25 anni, ma in power recovery speed ci serve. Ne abbiamo persa 5.000 così. E Army Tradition. Che è davvero un buon bonus. Passiamo la maintenance così abbiamo un bilancio positivo.
I pirati di Gotland hanno raidato le nostre coste. Poi quasi. Sono alleati con nessuno. Quanto ha di development Gotland? Prendermela così a gratis immediatamente? Puoi avere la Danimarca ostile, magari. La situazione dell'ordine teutonico. Ok, qua è praticamente quello che vi ho spiegato prima. Che dovremmo decidere un path: Prussian path o Crusader path. Quindi la via prussiana o la via crociata. Sarà una decisione che dovremo fare dopo aver completato la missione di sconfiggere la Polonia. Prendiamo. Meno goods produced, ma meno unrest e più trade power. Prendiamo questa. Proteggiamo i nostri commerci. Siamo un po' mercantilisti, un po' così. Giusto, mi ero quasi dimenticato. Rialziamo qua. Sviluppiamo Marienburg. Abbiamo risolto quello che voleva il clero. Facciamo Seizland. Prendiamo le terre. Nessuno si ribella perché avevano. Sono tutti sopra 30% di fedeltà. Ci serve 40% per evitare il disastro. Ci arriveremo? Non lo so. Intanto la nostra manpower va sottoterra. Che bello. Ok, ora riprende a salire. Bene, non ci sono state rivolte, quindi perché la maintenance è su? Facciamo soldi. Andiamo temporaneamente a velocità 5, probabilmente ci sarà un piccolo skip qua, magari, vediamo. Se non succede niente ci sarà un piccolo skip, se no no. Quanto serve per la missione imperiale? Eccoci qua. Siamo già arrivati in realtà a... Chiediamo all'Austria di entrare nell'impero. L'altra opzione è un'opzione dura, non abbiamo bisogno di niente nessuno, da 100 di military power, 5% di morale dell'armata e prestigio. Si può fare, ma io voglio comunque pararmi un po' insomma, avete capito? Tanto metto il focus militare perché voglio raggiungere military tech 4, se non prima dei polacchi, almeno quanto i polacchi nello stesso momento. L'influenza si sta... Ma che fregatura. Vabbè, mettiamo tutto in quarantena. Avrei dovuto beccarmi il malus di administrative e fare una quarantena subito. Sono stato avido io che volevo i punti. Non ho ancora tre rivali perché sinceramente tanto non si arriva a 50 di power projection così in fretta e devo ancora decidere insomma, la situazione geopolitica. Novgorod sta venendo massacrata, quindi non resterà più niente, sarà un terribile ramp state. Basta migliorare le relazioni con Novgorod. Mosca sta andando bene. Ci alleiamo con Mosca. Anche che in futuro, chiaramente, non servirà più a niente. Ma per adesso ci alleiamo. Hanno messo la Polonia come rivale. Ci ingraziamo i moscoviti. Siamo quasi a posto in realtà come alleanze adesso per la Polonia. Anche che la Lituania è grande. Insieme hanno parecchie truppe. Non sappiamo ancora se siamo entrati nell'impero e con quali condizioni. Eccoci qua. Queste sono le condizioni, condizioni uniche. Se non ci riformiamo come Prussia, Ducato o Arcivescovado di Prussia, non possiamo dichiarare nessun tipo di guerra all'interno dell'impero, neanche con claim né niente. È una condizione speciale. Abbiamo dei diritti molto limitati, perché siamo uno stato monastico, crociato, e il nostro compito è di guardare a est. Accettiamo, è un'offerta... È un'offerta giusta, equa. Accettiamo. Mi va bene così. È ad est che si guarda. Beh, per adesso a sud, ma comunque la Polonia non è nell'impero, come sapete benissimo. Possiamo smettere di migliorare le relazioni con l'Austria? Anche se allearsi con loro non sarebbe male. Ma temporaneamente le miglioriamo con il Papa. Perché vogliamo raggiungere 50? 40? 50 di influenza. 50 di influenza ci dà più uno di diplomatic reputation, che è molto importante per riuscire, se si vuole, ad allearsi con l'Austria. Bene così, piccolo momento a velocità 5, dove davvero non c'è troppo micro da fare. Si potrebbe essere aggressivi, si potrebbe andare per qualche no casus belli, ma cerchiamo di fare una partita no, senza usare troppo. All'inizio siamo conservativi, quindi potrete vedere un piccolo skip in avanti. Ci
Inventore straniero. Ci prendiamo uno di innovatività. Timonia. Ah, prendiamo invece dei ducati la papal influence. Così siamo a 16, ci avviciniamo molto di più. Comunque 20 anni mi dice che ci vogliono qua. Ah no, 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 non dice che ci vogliono 20 anni. Poi dura 20 anni, ok. Serve più papal influence, con calma. Con molta calma. Intanto ci avviciniamo al 1449, la fatidica data. Fatal data. Fatidica e fatal. Abbiamo solo 4 di favore con la Moscovia. C'è anche da dire che sono rivali della Polonia, quindi potrebbero entrare a priori. A questo proposito, forse i favori dovremmo prenderli con la Danimarca, che comunque anche loro sono rivali della Polonia. Dovrebbero entrare a priori anche loro. Comunque ci lavoriamo per ingraziarceli. Tra l'altro la Danimarca è stabile per adesso, la Svezia non ha dichiarato la guerra d'indipendenza, per ora. Cosa sta succedendo? Pellegrini. Ok, un evento proprio così di compensazione, fedeltà, prestigio, devozione, vari estate. Non vogliamo i borghesi sotto 40, sotto 30, che poi spawnano dei ribelli. Quindi prendiamo l'altra opzione. La Danimarca sta avendo dei piccoli problemi con dei pretendenti. Piccolini. È finita la nostra tregua con la Polonia. Il fatal momento. Ok. Rinascimento. Ribelli a Reval, ma la Livonia li sta gestendo tranquillamente. Adesso inizierà a esserci il problemino qua con la Confederazione. Cosa vuole? Uno di stabilità, niente ribelli. 40% di Crown Land. Ok, quindi dovremmo praticamente fare un... tirare due mazzulate a dei ribelli che faremo spawnare con un secondo... avvocare a noi terra la corona. Ad agosto prendiamo delle terre, arriviamo a 40% di terre della corona, terre demaniali. Spawneranno dei ribelli. Dobbiamo sopprimere i ribelli perché non dobbiamo avere ribelli in giro. E dopodiché... tac! Il disastro è risolto. Anche uno di stabilità dobbiamo avere, non dimentichiamoci di uno di stabilità. Ok. Privilegi, sì, prendiamo... prendiamo questo che almeno dà più 10% di National Tax Modifier. È importante. La nostra avevamo una tregua con il Livonian Order, ma non importa perché ormai sono vassalli, quindi... come sta andando il disastro? Ok, possiamo prendere le terre prima del disastro, eccellente. Abbiamo ritirato su... no, non abbiamo ritirato su la maintenance, lo facciamo immediatamente. Anche in fretta, ragazzi, ma anche correndo proprio. Prendiamo un morale delle armate. Questo ci fa completare Expand Our Army. Per 25 anni difesa dei forti, vabbè non è tanta roba, ma meno 10% di shock ricevuto è tanto. Perché all'inizio della partita lo shock è molto più importante del fire. Ok. Il nostro attuale Hawkmeister è Pio. Uno di devozione, buono perché la nostra devozione stava calando per vari eventi e cose così. Ok, prima che si ribellino, convochiamo una dieta. Riusciamo a far sì... no, questi vogliono 90 di devozione, questi vogliono conquiste di province, e questi vogliono Danzica a 9. Beh, prendiamo l'obiettivo della devozione, direi. Tanto adesso si ribellano, perché facciamo questo. Abbiamo il morale al massimo? Sì, ce l'abbiamo. Spawnata la rivolta. Solo una? Mi aspettavo di più. 40%, giusto? 40% di Crown Land. Ce l'abbiamo. Serve uno di stabilità. Ce l'abbiamo. Fatto! Meno uno di unrest per 20 anni. 10 di prestigio. Ma cosa più importante, il disastro della Confederazione Prussiana è risolto. Niente Confederazione Prussiana. Bene così, bene, bene. Scusate il mio accento tedesco. Il mio eccellente accento tedesco. Perché non dovrei chiedere scusa, è eccellente. Aggiungi un sacco di flavor alla partita. 10 di favore con la Moscovia e dopodiché si dichiara.
Io voglio spero che la Danimarca le truppe le sposti. C'è qualche altro alleato ovvio che stiamo evitando? Sì, c'è un alleato ovvio. L'Ungheria. All'Ungheria posso promettergli terra. Invece che non credo mi serva il favore. Eccellente, questa Polonia la attaccheremo su tutti i fronti. Tech 4 militare? Come è messa la Polonia? E ancora 3. Bene così. Sono tentato di... No, però niente più, più cavalleria di così, no. Temporaneamente teniamo la maintenance bassa per non andare in bancarotta proprio così. Tanto adesso ci indebitiamo con i borghesi. Tra l'altro, ora possiamo prendere altri privilegi, ragazzi. Adesso che abbiamo risolto quel problema lì, prendiamo altri privilegi. Religious state, più uno di administrative power. Primazia della nobiltà. Più uno di military power. C'è qualcos'altro che voglio? Questo no, questo... Potremmo dare dei monopoli, eh? No, in realtà non possiamo. Questo non... Cosa fa questo? Ha solo meno 5 di assolutismo? E più influenza della nobiltà? Ma letteralmente fa solo quello. Meno assolutismo. Però è più facile riportare verso l'equilibrio. Non sembra niente di... Diritto di consiglio. Ok, questo riduce il costo degli advisor. E aumenta la stabilità. Questo è quello che ci serve. Aristocratic counselors. Ma anche... Borghesi, prendiamo anche Commercial Advisory Board. Visto che stiamo usando un diplorep. E se dovesse essere necessario, ovviamente, prestiti dei borghesi. Prendiamo anche Land of Commerce? Prendiamo anche Land of Commerce, perché no? Tanto ragazzi, è tutto dal trade deve entrare. Non è vero, all'inizio le tasse sono importanti. Quindi la Crown Land a 10% è bassa. Però adesso con calma risolviamo quel problema. Forza, forza. Favore a 8. Ci vorrà un po' prima che arrivi a 10. Magia dell'editing, scelgo te. Se dichiaro ora? Ok, come avevo previsto correttamente, l'Ungheria vuole solo terre. Possiamo essere... Con la Moscovia siamo soverchianti. Sinceramente ci serve perché confonde tantissimo la Lituania. Dando alla Lituania un fronte. Ok. Intanto faccio una cosa simpatica. Magari inizio a costruire un claim su Gotland. E nell'impero? No, non è parte dell'impero, ovviamente. Mi era venuto il dubbio. Sì, anche perché avere i pirati qua mi dà un fastidio. Cala il potere della nobiltà, ce ne faremo una ragione. 9 di favore. Ma 9 basso o 9 alto? Siamo lì. Gli estate chiedono dei diritti. Aume No, no. Non gli diamo questa cosa che aumenta l'autonomia. L'autonomia massima. Riduce sostanzialmente quanto facciamo dalle province. Pessima idea, non si fa. Si lamentano di un balivo. Prendiamo devozione, meno 10. Ce l'abbiamo davvero bassa. Abbiamo 10. Errore mio. Devo reclutare altri mercenari? Per adesso no. Mi fanno andare in bancarotta brutta. Ma prima di andare in bancarotta, ovviamente, prendiamo altro meno 10 di prestigio. Dove sono usciti questi? Che... Un po' scomodo avere degli zeloti lì adesso. Ok. Perché no? Ah, ok. Non avevo spuntato. Mosca, Danimarca. Magari togliamo questi tizi. Abbassiamo la velocità. Siete pronti? No, sto sbagliando. Siete pronti? Si dichiara alla Polonia per la conquista di... Insomma, casus belli di conquista.
visto che dobbiamo appunto prendere quattro province, poi possiamo anche scegliere il nostro patto ufficialmente. Ma io l'ho già scelto. Ok, conquista di Dobzin. Non ho idea, l'ho pronunciato male di sicuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Questo video è stato un po' così, nel senso bel video di introduzione, ma ovviamente niente guerre. Adesso poi ci si inizia a espandere a manetta, ci saranno meno momenti a velocità 5. Sarà molto più denso di contenuti. Mi raccomando, lasciate un commento, fatemi sapere come impostereste voi la partita, se state giocando a questa patch, con chi state giocando. Datemi consigli e lasciate anche un bel mi piace. Mi aiuta molto e io davvero lo apprezzo. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!